È curioso notare come l'arte di Niki de Saint-Phalle sia legata all'Italia fin dall'inizio. Niki de Saint-Phalle arriva ventenne, la sua arte matura in Italia. Negli anni 70 è protagonista della scena artistica e culturale a Milano in occasione del festival per l'anniversario del gruppo dei Nouveau Réalistes. E a Milano dà scandalo. In Galleria Vittorio Emanuele, Niki spara contro un altare, le bombolette di pittura che aveva nascosto dietro a questo altare scoppiano e imbrattano tutto il cordone di poliziotti che circondavano l'opera. Alla fine degli anni 70 arriva in Toscana Capalbio per realizzare il suo progetto di una vita, il Giardino dei Tarocchi. 50 anni dopo la presenza e la performance di Niki de Saint-Phalle a Milano, il MUDEC la celebra di nuovo con una grande retrospettiva in cui abbiamo cercato di dare particolare rilievo al forte legame che l'artista ha avuto con l'Italia fino alla fine.